Solo oggi Michael Keaton spiega il perché negli anni 90 disse no a Batman Forever, terzo episodio della saga della quale lui aveva interpretato i primi due. La decisione fu sofferta ed ebbe conseguenze sulla carriera dell'attore. Michael Keaton era stato l'eroe di Gotham City in ben due film, Batman del 1989 e Batman Il Ritorno del 1992, sempre sotto la guida di Tim Burton. Diede forfè al terzo episodio Batman Forever quando al posto di Burton il timone passò nelle mani di Joel Schumacher. La sceneggiatura faceva schifo, ha dichiarato Michael Keaton in una recente intervista. Non capivo perché Schumacher volesse fare quello che poi ha fatto. Sapevo che sarebbe andata male quando Schumacher ha detto «Perché deve essere tutto così dark?». Michael Keaton, in completo disaccordo con le scelte del regista, abbandonò il ruolo. Al suo posto venne scritturato prima Val Kilmer e poi, due anni dopo, George Clooney. Dopo l'abbandono di Batman, Michael Keaton attraversò un periodo poco fortunato. Nessun grande ruolo, film di secondo piano e poca gratificazione professionale, fino alla chiamata di Iñárritu per Birdman, che nel 2014 gli ha fatto guadagnare la nomination agli Oscar come miglior attore. E c'è chi dice che quest'anno Michael Keaton potrebbe tornare ad essere ospite d'onore al Kodak Theater di Los Angeles. Il suo ruolo nel film The Founder, la vera storia dell'uomo che inventò il più celebre dei fast food, ovvero McDonald's, nelle sale dal 12 gennaio, sembra già in odor di statuetta.